Noi siamo a Foggia presso il dormitorio maschile nell'ambito del pronto intervento sociale. Siamo con Ruggero Di Cuonzo che oggi è qui, ma ha una storia tutta particolare. Lui è stato uno dei senza fissa dimora per un periodo. Che cosa è successo? Perché tutto ciò? Allora, mi sono ritrovato, diciamo, per strada, tra virgolette, perché ho perso il lavoro per tutta una serie di evenienze che non sto qui ad elencare e quindi, appunto, mi sono ritrovato per strada. Sono arrivato qui a Foggia, ho scelto Foggia per delle ragioni particolari e sono stato dal primo giorno ospite del dormitorio, all'epoca gestito dai Fratelli della Stazione, presso la parrocchia di Sant'Alfonso dei Liguori. Dopo 2 mesi e mezzo sono stato inserito in un progetto di co-housing gestito dalla Fondazione Siniscalco Ceci. Ho lavorato presso la segreteria dell'Università e Campus qui a Foggia e appena è nata l'occasione del PIS mi hanno proposto appunto di lavorare qui presso il dormitorio Ecco, come. lei lavora qui oggi e cosa fa? Qual è la sua mansione? Allora, sono un operatore addetto all'accoglienza, all'accoglienza dei, appunto, degli ospiti, dei senza fissa dimora che si rivolgono ai nostri sportelli per poter poi pernottare in questo dormitorio. Chi sono gli ospiti oggi, alla luce anche del freddo polare che abbiamo avuto in questi giorni? Allora, gli ospiti in generale, allora, gli ospiti noi in questi 2 anni, perché sono 2 anni che è aperto questo dormitorio, abbiamo avuto oltre 420 ospiti, di ogni nazionalità, molti italiani, molti foggiani, perché oggi si diventa senza dimora anche se si ha un lavoro, a causa di separazioni, a causa appunto di problemi, che sembrerà strano, ma parecchi nostri ospiti italiani comunque un lavoro ce l'hanno. Che tipo di accoglienza offrite? Allora, la nostra accoglienza, questo dormitorio è aperto dalle 20 e fino alle 8 del mattino, quindi i nostri ospiti dopo comunque essersi registrati presso i nostri sportelli, abbiamo 2 sportelli su Foggia, arrivano qui e noi praticamente diamo loro la possibilità di farsi una doccia, che è obbligatoria tra l'altro tutti i giorni, cenare perché offriamo anche il servizio di mensa serale attraverso un catering e dormono in un letto bello accogliente, pulito, perché la nostra struttura è molto accogliente, più che un dormitorio sembra quasi una sorta di B&B. Al mattino loro vengono svegliati intorno alle 7, scendono qui nella sala mensa, fanno colazione, noi offriamo anche la colazione e poi escono perché il servizio alle 8 termina. Ruggero, lei che lavoro faceva? Sì, io a Barletta, io sono di Barletta, ero il direttore di Confcommercio e poi ho lavorato a Bari come vice direttore provinciale di Confcommercio.